Buongiorno, grazie per essere qui per la presentazione di Davide Ragazzi. Partiamo pure con le domande. Davide, intanto ben arrivato, neanche il tempo di acclimatarsi, che subito ti sei ritrovato buttato nella mischia, come è stato questo debutto a freddo per la temperatura e anche per il fatto di non aver avuto tanti giorni per allenarsi con i compagni. Sì, allora, buongiorno a tutti intanto. Sì, io sono arrivato venerdì, tre allenamenti con la squadra e il mister mi ha fatto subito giocare. Mi aveva avvisato che poteva esserci la possibilità di entrare in base alle necessità degli altri ragazzi, chi doveva riposare magari, ma non sapevo dovessi giocare già così tanto. Poi c'è stato un piccolo problema che ha avuto Loris e non pensavo neanche che andasse così bene, nel senso proprio a livello fisico, perché era tanto che non giocavo, però alla fine ho fatto quasi un tempo, è andata bene, quindi sono contento. Peraltro, data anche appunto, come accennavi tu, problemi anche di altri compagni, la sensazione è che già a Reggio ti tocchi fare il bis, magari pure dall'inizio, fisicamente ti senti pronto da questo punto di vista anche a affrontare una gara titolare? Allora, quello non lo so, ovviamente, deciderà l'allenatore e tutto il resto. Più che difficoltà, oltre a quelle fisiche, sono le tre partite in una settimana, che sempre comunque c'è tanto dispendio di energie, quindi serve anche far recuperare gente. Io mi sono allenato, mi sto allenando, dando il massimo, e quello che mi chiederà poi l'allenatore, che ci sarà da fare 10 minuti, un tempo, quello che sarà, io sono a disposizione. Senti, facciamo un passo indietro, puoi raccontarci di quella che è stata la situazione a Livorno e l'occasione che si è creata per poter venire a Vicenza? Allora, Livorno è stato un bel casino. Io in ogni caso io avevo il contratto a scadenza che mi scadeva a giugno 2021. Quest'anno c'è stata la vendita da parte di Spinelli a dei gruppi di non so se investitori o cosa, perché non si capiva bene, chi aveva il 15%, chi il 20%, chi il 17%. In sostanza c'è stato un problema nel fatto di chi comandava, chi voleva fare una cosa, chi l'altra. Non si capiva con chi parlare, noi giocatori, l'allenatore, i direttori. C'è stato un grosso casino. C'è stata l'opportunità di liberarsi tramite la messa in mora. Io, avendo il contratto comunque in scadenza, ho deciso di giocarmi questa carta per liberarmi e scegliere come proseguire la mia carriera in maniera autonoma, da svincolato sul mercato. Ho preso questa opportunità, che c'erano già stati dei contatti a settembre, poi con la situazione di Livorno non si era riuscito a concretizzare nulla e abbiamo fatto subito l'operazione in questa finestra di mercato. Senti, c'è questa formula un po' particolare nel contratto fino a giugno di quest'anno, però abbiamo sentito che vi troverete già in primavera per parlare del prolungamento. Sì, abbiamo fatto per ora 6 mesi fino a giugno. L'idea è quella comunque di giocarmi tutte le carte, di mettermi in mostra il più possibile e ovviamente se alla società andrò bene, io sarò felice di dare la precedenza al Vicenza per poi fare un nuovo contratto nel futuro. Parliamo un attimo della tua posizione in campo. Hai giocato da mezzala destra nell'ultima partita, questa con il Chievo. È la posizione dove ti trovi meglio oppure hai una posizione, diciamo, nel centrocampo che ti si confà di più? Allora, nel centrocampo a tre, come abbiamo giocato l'ultima partita, come stanno giocando le ultime partite, sì, quella che forse preferisco è la mezzala. In carriera ho fatto anche magari quello davanti alla difesa, però molte più partite a mezzala, nel centrocampo a tre. Ho giocato anche a due, bene o male, è molto simile anche a fare la mezzala, a giocare a due, quindi più o meno la stessa cosa. Se non sbaglio, l'ultima volta che eri stato a Vicenza tu era per una partita col Savona che noi ricordiamo bene, penso anche tu. Sì, però non era l'ultima, era la Ah, penultima sì, anche quella, l'altra volta. perché l'ultima sono venuto in Coppa Italia col Foggia. Ah,
2016-17, non mi ricordo esattamente. Però insomma, il riferimento era rispetto a una partita con il tifo, una partita calda, sentita, ti sei ritrovato in un ambiente invece deserto, ecco, questo impatto emotivo diverso per come sei fatto tu, lo patisci come giocatore o riesci a essere abbastanza neutro rispetto alla presenza o meno del pubblico? Allora, io per quanto riguarda me, è un po'... La sensazione del pubblico la vivi soprattutto all'inizio della partita, quando entri in campo con gli arbitri, che non c'è, non c'è magari tutto il casino, il tifo attorno. Poi in partita, bene o male, la mente, per quanto riguarda me, non va proprio sul pubblico, cioè non sento molto la differenza. Indubbiamente però per il calcio è una cosa che non fa bene non avere il pubblico. Soprattutto vabbè, la differenza tra magari quella partita che dicevi te, che erano playoff e quindi c'era il tutto esaurito, penso, si sa che la Vicenza è tifoseria molto calda, quindi la differenza si è sentita tanto rispetto a quella volta lì. Altre domande? Sì, buongiorno. Buongiorno. Cosa ti aspetta da questa esperienza? Io mi sono unito a questa squadra con l'obiettivo ovviamente di dargli una mano il più possibile per mantenere la categoria. È un obiettivo sicuramente alla portata e la squadra sta andando bene. L'obiettivo è anche... Ovviamente, vabbè, come ogni giocatore, ognuno vuole giocare più partite possibili, non è una cosa che decidiamo noi, quindi se ci sono i compagni che stanno meglio di me, giusto che giochino i compagni, decide l'allenatore ovviamente tutte queste scelte. L'obiettivo è giocare più possibile, mettermi in mostra sia con questa società che in generale e aiutare Vicenza a raggiungere il suo obiettivo. C'era qualcuno dei nuovi compagni che conoscevi già? E comunque com'è stato l'impatto con il gruppo? Io conoscevo Gori perché ha giocato con me 6 mesi a Livorno. No, il gruppo è un ottimo gruppo, per ora sono tutti bravi ragazzi. No? Appena sono arrivato comunque mi hanno fatto sentire parte della squadra. E questo ti aiuta anche magari alla prima partita quando entri a sentirti un po' più tranquillo avendo anche la fiducia dei compagni. Le prime sensazioni dello scendere in campo con la maglia di Vicenza? Principalmente è stato bello per essere tornato in campo, comunque era un mese che non giocavo, essere tornato in campo con nuovi obiettivi, nuovi stimoli, in una società importante, in un campionato importante come questo, quindi ero contentissimo dopo la partita, non c'era altra sensazione. Che differenze ci sono secondo te tra giocare in Serie C e la Serie B? In Serie B sicuramente sono molto più organizzate le squadre e la differenza è anche a livello tecnico, ma in quanto cioè c'è un esempio in Serie C, se fai 10 errori, perdi 10 palloni e ti fanno gol una volta. In Serie B, se perdi 10 palloni importanti, rischi che 4-5 volte di prendere gol. Quindi quella c'è più qualità, giocatori che magari scendono anche dalla Serie A, squadre retrocesse dalla Serie A, e quella è la grossa differenza. A proposito di gol, lo cerca, va spesso al tiro? Io in base a come mi trovo nelle situazioni, se vedo che è un'opportunità concreta di poter segnare, vado al tiro, cerco di fare gol, se vedo che è più avvantaggiato un compagno, cerco di dare al compagno. Poi non sempre si fanno le scelte giuste, diciamo che comunque non sono uno che fa tanti gol a campionato, comunque l'ho fatto l'anno scorso 3 e gli altri anni un gol bene o male a campionato 1-2. Comunque la mia cifra è quella, poi non si sa mai, magari si migliora sotto questo aspetto.
richiamava spesso nella posizione. Com'è stato il primo impatto con questo nuovo allenatore? È un allenatore di categoria, ha sempre fatto categorie importanti come allenatore, sa il fatto suo, giustamente mi richiamava per mantenere la posizione che voleva lui in quel momento, quello che chiedeva a me in quel momento, era di uscire magari a pressare i giocatori del Chievo che erano bravi e dargli meno tempo di pensare per essere meno pericolosi. L'allenatore comunque mi ha parlato quando sono arrivato, sto capendo cosa vuole lui e si cercherà di mettere in atto quello che chiede. Può essere uno stimolo maggiore il fatto che Di Carlo da giocatore sia stato un centrocampista, no? E che quindi conosca bene anche per vissuto il tuo ruolo, può essere un aiuto in più nella crescita personale? No, sicuramente penso che magari un allenatore che ha fatto un ruolo cura magari maggiormente le posizioni in campo, i compiti che devono fare quel ruolo, però comunque penso sia anche indifferente per gli altri ruoli, o di un allenatore alla fine deve curare tutto al 100% e quindi bene o male è la stessa cosa in qualunque ruolo. Quindi una piccola curiosità, ho visto che per anni a Livorno hai avuto un numero di maglia da 34, mi pare. Sì. Poi qua a Vicenza hai deciso di cambiare, hai preso il 45, c'è un motivo particolare? No, particolare no, nel senso che i numeri che ho usato io in carriera erano tutti occupati qua. Tra i pochi liberi ho scelto il 45 solo per una semplice motivazione che non è neanche così fondamentale, però mi è venuta in mente una piccola cosa. Essendo molto appassionato di NBA, della storia, Michael Jordan, eccetera, ho avuto anche il 23 come numero, ma era occupato anche quello. Quando lui si è ritirato dall'NBA la prima volta e poi è ritornato, ha preso il 45. Io, visto che era libero 45, ho detto vabbè dai, prendiamo il 45 e ho scelto così. Quindi sarai Michael Jordan? È impossibile quello. Ce n'era uno riguardante qualunque sport. Penso che lui sia stato lo sportivo per eccellenza della storia fino adesso. Quindi ne sarà molto molto difficile. Di capire che fuori dal calcio sei appassionato del basket, insomma. Sì, seguo molto, soprattutto NBA, guardo partite, anche alla PlayStation gioco tanto ai giochi NBA, e mi piace molto. D'estate qualche partitina con gli amici al campetto a basket la faccio anche, mi piace tutto come sport oltre al calcio. Nonostante sei più un play, insomma. Come la statura sì, per forza. Mi sarebbe piaciuto giocare, ma penso che non sarei andato molto avanti per la statura.